Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
pensati come delle persone di serie B, come delle persone che se devono parlare, però fino a un certo punto, altrimenti quella parola diventa una parola graffiante, che dà fastidio, che allora bisogna eliminarla, come il più importante Pinocchio, che qualche cosa faceva. Pinocchio lo voleva pacchettare, lo voleva eliminare così tante volte il cristiano. Deve essere coerente, e il mondo ha bisogno delle persone coerenti, di cristiani coerenti.
sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Immacolata Madre di Dio, Vergine di Maria, con confidenza di tale, innalziamo il nostro cuore a te per invocare il tuo materno soccorso. Vergine adombrata dallo Spirito Santo, alimenta in noi il nostro cuore della fede, la certezza della speranza e l'ardore della carità, e insegnaci a custodire nella preghiera e nell'ubbidienza la vita della grazia scordata in noi nel battesimo. Vergine incorporata dalle vesti di salvezza del tuo Figlio, crocifisso e risorto, aiutaci a vincere la minaccia del male che così facilmente si radica nei cuori degli uomini. Libera il mondo dalla fame, dalla guerra e da ogni calamità, dai peccati contro la vita, da ogni genere di giustizia della vita sociale, dalla facilità di calpestare i comandamenti del Signore, dallo smarrimento della coscienza del bene e del male, dai peccati contro lo Spirito Santo. Madre nostra dolcissima, guarda con bontà il vicario in terra del tuo Figlio, il Papa. Custodisce e proteggi il nostro Vescovo, i sacerdoti e le persone consacrate. Sostieni coloro che sono la guida delle nazioni perché promuovano un autentico bene comune. Nel tuo amore di madre, volgi il tuo sguardo a questa tua comunità che si affida al tuo cuore immacolato. Totus tuus sum Maria, sono tutto tuo Maria, e tutto ciò che è mio è tuo. Suscita nuove e generose vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata. Benedici le nostre famiglie, bisognose di pace e serenità. Consola i sofferenti, gli ammalati, i lontani, gli sfiduciati, i disoccupati, i disperati. La tua carezza materna faccia crescere i bambini e i ragazzi, forti, generosi e sani, nell'anima e nel corpo. Veglia sui giovani, fa che siano trasparenza del corpo di Cristo. Ai genitori e agli anziani, fra il tuo e il tuo conforto, Maria, sia gioia del cielo e certezza di vita. Vergine onnipotente per grazia, liberaci dalla rassegnazione. Donaci un cuore riconciliato, suscita in noi la lode e la riconoscenza, e saremo perseveranti nella fedeltà sino alla fine. Amen. Prega per noi, o Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che nella Immacolata Concezione della Vergine ha preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di cui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, e la dolcezza e la speranza nostra salve. A te vogliamo essere figli di Eva, a te sospiriamo gemendo e piangendo in questa madre di lacrime. Forse tu, Madre nostra, rivolgi a noi tutti i tuoi misericordiosi e mostraci dopo queste sigle Gesù, il frutto del letto del tuo seno, complementi o via o dolce Vergine Maria. Thank you.
festività fino alla seconda domenica del mese, come potete vedere, lì dell'amore c'è un cestino che liberamente chi vuole può portare qualsiasi cosa, fare la spesa, ecco, per una famiglia povera, bisognosa della nostra comunità. Tante volte si chiede cosa possiamo fare per la parrocchia o per la preghiera, e questo è un gesto anche di carità per quello che vengono in parrocchia, e sicuramente è un momento, qualcosa di molto importante per sentirci in comunione. E a proposito di comunione, quando uscirete ci sono delle ragazze che sono, vi daranno il giornalino parrocchiale, lo sapete che inizialmente c'è proprio l'equipe che vi darà delle comunicazioni sociali, che anche ci fa dare via streaming da tutto il mondo. E un caro saluto a tutti coloro che ci seguono anche da Siappo, mi sembra. Sicuramente sentirsi amato fino e tenere
possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio potente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen. Tanti auguri per la festa di tutti i santi. Grazie per il